Siamo con la scrittrice Zaira Sellerio, autrice di Dal profondo del cuore. È la storia di una ragazza siciliana d'origine ed è una storia anche di una crescita di questa ragazza, che però passa per un percorso abbastanza doloroso. Vogliamo raccontarlo, anche di violenza. Certo. Purtroppo anni fa si pensava sempre che i figli ti appartenessero, che i papà, i parenti e tutti erano padroni e tu non potevi dire niente. Infatti mi hanno fatta sposare a 15 anni, mi hanno fidanzata a 15 anni e a 16 anni poi me ne sono scappata con questo ragazzo, pensando sempre che potevo stare bene, che potevo parlare con lui, che potevo avere una vita tranquilla, di camminare con lui, di scherzare con lui, invece non è stato così. Era una persona cupa, stava sempre zitta, era soltanto una persona che dava ordine peggio di mio padre. E mi sono trovata dalla padella alla brace, come si dice. Però è una storia anche di crescita e di cambiamento, perché ad un certo punto ti sei accorta che dovevi ribellarti a tutto questo. Certo, sono cresciuta anche man mano, perché essendo che abiti in Svizzera, poi guardi la vita a 360 gradi. Non è più essere in un paesino in Sicilia. Infatti raccontare la mia storia a una svizzera è qualcosa di grande, anche perché gli svizzeri devono sapere cosa abbiamo passato noi nella loro terra. E ho scritto anche questo, perché quando andavo a scuola ci chiamavano cincali, ci facevano dei soprusi, ma man mano sono arrivate le altre nazioni e noi italiani siamo trattati con i guanti bianchi. Ma prima ci chiamavano pure mangia spaghetti, ma i spaghetti ci piacciono adesso. E qual è il messaggio contenuto nel tuo libro? La ribellione delle donne. Le donne devono prendere coscienza di sé, devono ribellarsi ai soprusi, non devono avere paura di niente, perché noi diamo la vita agli uomini e gli uomini ci devono rispettare, e io lotterò per questo. La scrittura ti ha salvato? Mi ha salvato da me stessa, soprattutto, perché era più facile andarsi a drogare, andarsi a ubriacare, io invece ero triste e scrivevo.